Pasquale Demis. Cognome? Posadino. Data di nascita? 31-1-1976. Professione? Cantautore. Segni particolari? Magnetico. Molto magnetico. Buongiorno Pasquale, benvenuto. Buongiorno e bentrovato. Possiamo già dire che non sono così anziano, ma ho 3 anni in meno rispetto alla scheda e sono dell'80, ragazzi. Vedi? Ecco, è chi, fatto è bene, chi ha dato questa informazione? Chi ha scritto 76? Non si sa. Sarà il mio manager. Anch'io ho scritto 22-11-1980. Ah, ok. E perfetto. Quindi io ce l'avevo giusta. Qualche forse errore, c'è stato un'incomprensione tra me e Fabietto. Forse gliel'ho data io sbagliata, perché tanto gli errori quando succede sono tutti miei. Mi prendo le mie responsabilità. Okay. Allora, detto questo, arrivi da Nulvi, che è in provincia di Sassari, e fai anche tu il cantautore. Esatto. Abbiamo voluto mettere magnetico per far capire che in qualche maniera, insomma, la tua capacità, la tua musica ha quell'effetto lì, e quindi ci piaceva usare questo aggettivo. Però raccontiamo un po' chi è Pasquale Demis Posadino. Ma poi Demis cos'è? Una sorta di nome d'arte? No, è proprio il mio nome. È proprio il tuo cognome? È proprio il mio nome. Allora, è successo questo. Pasquale Demis sono i due nomi? Posadino. Pasquale Demis sono i miei due nomi, okay. E Posadino il cognome. Ok, pensavo fosse Pasquale il nome e Demis Posadino fosse tutto buono. No, hai ragione, perché si crea molto spesso questa confusione. Perché questo Demis, in effetti, per noi sardi non Demis non vi rimanda a niente a voi? Qualche personaggio che si chiama Demis? No, perché c'è stato un Demis famoso nella storia, ricordo, che Demis famosa... Rousseau o Russo, a seconda dei casi, sì. Cantautore greco, mi ispirava alla... non pensavo. Che tra l'altro è venuto a mancare quest'anno, quindi c'è questa cosa curiosa. È un cantautore che era molto famoso negli anni 80 e mia madre era patitissima per questo Demis Rousseau. In Italia lo chiamano Demis Rousseau, okay. E quindi da qui questa citazione. Tra l'altro poi mio padre, in fase di iscrizione del nome all'ufficio anagrafe, sì, doveva andare lì per dichiarare Demis Posadino. Siccome mio nonno si chiamava Pasquale, lui si è preso la licenza e ha detto: vai, facciamo Pasquale Demis, così facciamo, accontentiamo tutti. A me era rimasta, hai soddisfatto una curiosità, esatto. Cambiando consonante da una M a una N, mi è rimasta nella testa solo Demis, la schiuma da barba per l'uomo che non deve chiedere mai quella lì, capisci? Allora, vabbè, tutta un'altra cosa. Comunque, oltre alla motivazione della tua musica magnetica, anche il fatto che ti piaccia dialogare con la gente, avere un rapporto umano, certo, molto stretto, quindi in qualche maniera attiri a te le persone, le intervisti anche tu, e da quello forse escono i testi delle tue canzoni. Io faccio un lavoro un po' particolare, faccio l'educatore professionale, quindi ho la fortuna e anche l'impegno di relazionarmi con soggetti svantaggiati e con persone che a vario titolo comunque hanno bisogno di un'assistenza specifica. Lavoro soprattutto con i minori e faccio soprattutto assistenza scolastica in questo momento, quindi lavoro sul disturbo dell'apprendimento e cerco di... Insomma, con ragazzi che hanno anche difficoltà importanti, quindi è un ruolo, credo, esatto, per te che darà un sacco di esperienza, ma anche un sacco di emozioni, no? È un lavoro, dico sempre, che è un lavoro bellissimo, lo dico cercando di dimenticarmi ogni tanto di quanto in realtà sia impegnativo a livello emotivo e di quanto sia pesante. Così come tutte quelle cose difficili e pesanti a livello emotivo, è anche qualcosa di molto formativo. Allora è una missione per un verso per te. Io penso, non è retorica, per farlo bene sia un po' una missione, per interpretare bene questo ruolo. Appunto, ci vuole un po' tanta di... sensibilità e tanti valori. La musica in tutto questo come si incastra? Cioè, da dove arriva? Quale percorso fai per arrivare a fare il cantautore poi? Io ho iniziato a cantare da piccolino. Credo che un po' anche in famiglia ci fosse un po' la vocazione alla musicalità, perché mio padre era un poeta improvvisatore di piazza. Quindi era un classico poeta bolo, quelli che sai che salgono sui palchi e fanno le poesie estemporanee. Sì, io ho avuto mio nonno, quindi. Esatto. Da lì niente, io da ragazzino ho iniziato a scrivere, a comporre un po', sai, le prime cosettine che ti escono a casa. Seguivo i gruppi del momento, quindi Litfiba, piuttosto che, no, quei gruppi blasonati del rock italiano. Mm-hmm. E ho iniziato già a fare canzoncine, poi ho fatto un po' di percorso con la band di paese, all'epoca si chiamava Avaria, il mio primo gruppo, e poi ho fatto 10 anni con una band di Sassari che ha avuto anche un discreto, diciamo, una discreta crescita. Primo chef del Cosmo. Esatto, qua in Sardegna e anche un po' fuori, sono il primo chef del Cosmo. E niente, adesso che siamo un po' più grandetti c'era la voglia di provare a fare qualcosa da soli. E allora facciamo che suoniamo adesso, perché dai, no? Un pezzo, o perlomeno anche metà pezzo se non lo vuoi far tutto, perché poi abbiamo anche una clip che ti riguarda prima di andare in pubblicità, e quindi vogliamo far sì che queste due cose vengano messe insieme. Facciamo qualcosa da un album, facciamo qualcosa dal disco, facciamo, okay, un pezzo che si intitola Pasquale Demis Posadino, cioè proprio sì, il tuo nome e cognome, esatto, con tanto di spiegazione all'interno.
Anche del cognome? No, no, quello, no. Quello lo facciamo. Prego, Pasquale Demi Sposadino, qui ai due di Venturi. Ok, il pezzo si chiama Più vecchi di Guccini. Cose fatte meglio di quello che valgono, tagli di capelli fatti apposta che non servono, cercano l'effetto forte come il morso di un cane sul glande. Non stupirti se la mia chitarra suona come un play, ci siamo chiesti come diventare geni, è che solamente pochi scrivono cose davvero belle. Tutta quella musica di cui sentiamo un po' il bisogno, le copertine disegnate a mano, sono così rare anche le cose che ci piacciono. Non ci viene chiesto di pensare cose collegate, basterà che porterai gli occhiali quando stai sul palco. Io pensavo di poter urlare ogni cosa. Io pensavo di poter urlare ogni fottuta cosa. Stringendoti sapevi di albero sepolta sotto un manto di foglie marroni dal tempo, il cielo è fragile, la testa gira intorno. Ma che meraviglia! Devo dire molto introspettivo, più vecchi di Guccini. Più vecchi di Guccini. Più vecchi di Guccini. Ok, avevo capito bene il titolo. Sente l'applauso copioso del pubblico e soprattutto si sente la cantautoralità e il fatto che comunque queste cose le scrivi. E le scrivi attraverso veramente storie delle persone che incontri e la vita che vivi quotidianamente. Adesso vediamoci anche la clip prima di andare in pubblicità. Lo so che siamo un po' lunghi, ma facciamo questa operazione, sennò poi non ce la caviamo più, che abbiamo allargato i tempi. Prende sempre troppo spazio. A tra poco. I poveri, meglio la zappa di un'elica, la sera fa rumore, il vento e porta soldi, come le briciole di una bancata imbandita in cui non mangiamo mai, né io né te. Sono stato a Londra già tre volte quest'anno e ho visto tutte le città che copre Ryanair. Allora che ne dici di guardare dal mare verso l'interno? Se la distanza è giusta per capire cosa ami davvero.
Coraggio ai poveri era il titolo di questo pezzo e di questo video. Torneremo tra poco con il nostro ospite Pasquale Demis Posadino. Grazie Presidente Vamiri, che ritroveremo stasera alle 21. Ci vediamo domani alle 8, cari amici. Domani alle 8, tra poco Corazon, state lì. Adesso ritornando invece a Pasquale, io direi suoniamo un altro pezzo. Volentieri. Visto che l'album ha 10 tracce, o se vuoi 9 più un'altra traccia che è la 0, qui c'è scritto, non so se hanno dimenticato uno. È una scelta estetica, di impaginazione. Infatti, perché era carina come cosa. Tra le tante piace leggere qualche titolo, Memoir, sarebbe Memorie, sì. Set, per cosa sta? S puntato E puntato set, se vuoi la facciamo adesso, sarebbe okay. Sta per Servizio Educativo Territoriale. Ok, perfetto, allora io direi ascoltiamoci questa canzone, poi c'è un'altra clip che ti riguarda e poi riusciremo a chiudere la chiacchiera con te e parlare anche del futuro. Ok. Se fosse semplice farti ridere, qual è il mio ruolo o il tuo? In una confusione da bar, non come quando stiamo zitti e parlano educate solo le nostre coscienze, fabbricando un trucco ancora mi dirai che non è vero, che hai bisogno di me. E forse ancora non ti ho detto che l'ho sempre saputo anch'io. Soldi spesi per raggiungerti rubano il tempo anche ai saluti. Quando mi aspetti alla finestra il mio numero non lo ricordo ora. Spiegato mai, o si è confuso con una colpa, l'amore non si è spiegato mai, grida da dentro lo stereo. Stefano oggi ha ripreso a parlare, le tre parole che riusciva a dire, mentre fumava per ridere. Usava gli occhi per dire di sì, la corda al collo di suo padre. Cantava Paint It Black degli Stones, ma non bastava la forbice per tirarlo giù da solo. Ora non aver paura, hai la tua canzone, al bisogno poi mi troverai. Che non si impara mai, ogni vocale così contorta, l'amore che non risponde mai, grida da dentro lo stereo. Che bella, complimenti. Io sento innanzitutto sempre quel raccontare le storie, ma con quella punta un po' di malinconia, se vogliamo, che non so se contraddistingue te e il tuo modo di essere, perché poi i cantautori la vena la tirano fuori ovviamente legata anche a ciò che sono i propri di momenti vissuti nella certo. vita, il proprio bagaglio e quant'altro. A me riesce più semplice scrivere cose che hanno a che fare con la malinconia, cioè ho difficoltà a scrivere quando sono, diciamo, condizionato da emozioni belle, da cose positive, ma mi sembra di capire che anche facendo un po' un parallelo con artisti molto più grossi e più bravi di me, che sia un po' una cosa che ha a che fare anche con il rock, comunque con il cantautorale. È difficile trovare, a parte Jovanotti, se ci pensi, sì. È difficile trovare cantautori che riescano a rappresentare bene la positività, le emozioni. Cioè io ci provo, ma ho difficoltà, mi viene più facile fare le cose un po' tristi, un po' malinconiche. Un po' più introspettive, come dicevamo sì, sì. all'inizio. Dunque, ci sono queste tracce dove musica TV...
La traccia 1 per cosa? Per musica TV è, me la prendo un po' con gli autori, quelli che professionisti. Dicono che la musica in TV non funziona? No, con quelli che scrivono musica solo perché vado in TV. Ah, ok. No, pensavo ci fosse tutto il filone anche legato al fatto che molto spesso i programmi televisivi non strizzano più l'occhio. Ai tempi il Festival Bar era uno di questi, a parte il Festival di Sanremo, non strizzano tanto più l'occhio nelle TV generaliste, soprattutto alla musica, perché dicono che non faccio ascolti. Secondo me non è vero, però, anche perché si vive di musica. Togli la musica dalla vita di ogni essere umano. Certo. Che tristezza è sta pesante e dura trasferta in questo mondo, perché poi traslocheremo tutti nell'altro. Ci hanno mandato in trasferta prima in questo, e senza la musica sarebbe proprio difficile. A proposito di musica, però, la scena sassarese, visto che tu suoni da quelle parti, da poco sei venuto a Cagliari a fare una data il 12, so che ci sono un po' di date, e la cosa bella è che ti stanno arrivando così, senza neanche creare un tour o pensare a una promozione ben definita, no? Sì. Scena sassarese è sempre molto in fermento, però, perché so che c'è sempre tanta gente da quelle parti, c'è molta roba. Ma mi sembra che nell'ultimo periodo ci sia stato un calo dal punto di vista dei live, nel senso che sono un po' meno i locali in cui si suona. Diametralmente siamo più o meno alla stessa strega, anche se Cagliari offre sempre qualcosa di interessante. E anche a Cagliari un po' i colleghi che suonano mi dicono un po' questa cosa. Rispetto invece poi alla produzione artistica, c'è molto fermento, ci sono molte cose belle. La difficoltà è sempre quella di riuscire a tirare un po' fuori la testa, no? E quindi uscire anche un po' dalla localizzazione sassarese e riuscire magari a espandersi prima un po' nella Sardegna e poi riuscire a uscire un po' fuori. Però ci sono tante belle cose. C'è qualcosa nel tuo immediato futuro per chiudere live o altri progetti al di là di questo album, che quando è uscito? Ma è uscito fine aprile, il 30 praticamente. Quindi un anno fa più o meno? No, fine marzo? Fine marzo, perdonami, ho fatto confusione. Fine marzo. Ok, quindi fine aprile ancora non ci siamo. Al di là di questo album che è un progetto nuovissimo, quindi facciamo una data adesso il 24 ad Alghero, in un locale molto carino che si chiama Mescla. Presentiamo praticamente il disco in acustico e poi continueremo a fare date, che sono sempre date di presentazione del disco, visto che ancora il disco certo, è abbastanza fresco. È appena uscito, no, chiaro, ci mancherebbe altro. Bene, grazie per essere venuto a raccontarcelo e a suonarcelo in parte a Pasquale Demis Posadinu. Grazie anche per aver affrontato tutto il viaggio, perché da Nulvi fino a qua la strada è comunque lunga. Salutiamo con grande affetto il nord, il centro nord della Sardegna, e come per Pasquale, se avete qualcosa da raccontarci di interessante anche musicalmente parlando, i due di Viaventuri @gmail.com è la mail da utilizzare. Buona musica e buona settimana. Grazie a tutti voi come sempre, alla squadra Stefano Perra, Cristian Manca, Gigi Perra e DJ Fabietto. Grazie al presidente Vameli, che non è più qua ma come ogni lunedì si è trasferito là in quella gradinata che stasera vedrete alle 21 su Sardegna 1 con Gennaro Longobardi, parlare ovviamente ancora una volta di quell'argomento lì un po' scomodo, ma che è così tanto importante per tutti noi. Io ripeto, spero tanto da non arrivare a fare una malattia come il presidente Vameli. Soffrire sì, ma con un po' di coscienza. Grazie a tutti, a domani alle 8, ciao.